Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo di nuovo su MXGP 3, stiamo per affrontare la prima tappa in Italia, Pietramurata. Primo tracciato in terra battuta che troviamo, molto veloce e... ma anche con una configurazione in cui serve accelerazione più che velocità di punta, perché in effetti le curve sono molto veloci, ma è solo una questione di compattezza del fondo. Abbiamo fatto la pole, ma non di così tanto, quindi io credo che sarà una gara molto equilibrata. Andiamo a scegliere la piazzola. Va bene questa. Come potete vedere, la tabella rossa è saldamente sulla nostra tabella. Partenza cannone. All shot anche. Bene così. Terraggio un po' discutibile. Cazzo, lì c'è il gradino che poi porta dall'altra parte, perché c'è un tornante subito dopo che noi faremo cazzute sportiveggiante appoggiandoci al marciapiede esterno. Questo non si può fare così. Oppela, se vola. Bellissimo nei tornanti che vediamo arrivare gli altri. Vedete quanta pietra solleva. Ok. Quasi per concludersi il primo giro. Molto rapido, come vi dicevo, questo circuito. Non velocissimo come velocità di punta, ma le curve scorrono via rapidamente. Bisogna rimanere sempre concentrati, perché il minimo errore ti perdi un secondo per strada. Dai. Abbiamo preso un po' i pannelli, ma non fa niente. Al momento nessuno ci riesce a stare dietro. Sentite la folla quando ho fatto lo scrub, come ha urlato. Abbiamo un tornante di vantaggio su tutti gli inseguitori. Ciao. Pensavo che mi tenesse all'interno quella roba, invece no. Non mi ricordo se su MXGP 2 c'era Pietramurata, ma non credo, onestamente. Caduto Vlandersen. Ogni tanto cambiamo traiettoria. Tienila dentro, sbattila dappertutto, perfetto. Non sono riuscito a scappare, ho sbagliato io qui. Vedete il fondo però come si è consumato, e si è consumato tutto, mentre negli altri circuiti si consuma solo la parte dove passano la maggior parte delle volte le moto. Qui si è tutto consumato.
Attenzione, un rischio qui. Non sono riuscito a scrabbare, ma di nuovo per un errore mio ci stava tutto lo scrab lì. Adesso abbiamo tutto il tornante più il rettilineo prima di vantaggio. Poi ovviamente troviamo il canale giusto che ci butta all'interno della curva, ma è troppo all'interno. Ancora. Di penna in discesa. Preferisco questa traiettoria, onestamente. Questa è stata un po' discutibile, lo ammetto. L'atterraggio da rivedere. Oh, tieni laggiù. Oh, caduto Jonas, attenzione. Terzo nel mondiale, si è steso. Sarebbe bello, ragazzi, se invece di farcele comprare le migliorie per le moto, ci facessero fare ricerca e sviluppo come sarà su MotoGP 2017. Perché alla fine comprare le nuove parti delle moto non ha senso, perché queste moto sono già la massima espressione delle moto da cross. Più che altro magari fare il contratto con il team ufficiale o quant'altro. Insomma, fare un po' di ricerca e sviluppo sanissima. Non so se vi ricordate MotoGP 4 della... l'ultimo MotoGP decente fatto dalla Capcom. Lì c'era veramente una grande ricerca e sviluppo, e la moto la potevi portare veramente a un limite massimo assurdo. Bella, bello, inizia l'ultimo giro. Pubblico italiano in visibilio. Sì, adesso dovunque passiamo ci sono delle trombette. Mi chiedo quelli che si mettono dietro sti pannelli che cazzo vedono, onestamente. Abbiamo un intero rettilineo di vantaggio adesso. Sì. Ora sono veramente in trepidazione il pubblico di casa. Vedete come si fanno veloci i tornanti, mamma mia. Attenzione, in derapata. Dai, rimaniamo di qua perché non potevamo spostarci più di traiettoria. Siamo all'ultima curva. Eccoci qua. Abbiamo rischiato all'ultima curva. Va bene così, dai ragazzi. Molto bene. Minchia, sembra Spider-Man, io adesso che lo vedo. Vabbè. Si è steso, lo sapevo io. Va bene, va bene. E andiamo in gara 2 adesso. Tonkov è arrivato secondo. Bene, bene. Gara 2, partiamo subito. Partenza di gara 2, quindi ragazzi, con la nostra moto che è già infangata. Non l'hanno neanche pulita dopo gara 1.
La signorina alza il cartello. Stavolta non è stata bellissima la partenza. Però siamo comunque in seconda posizione dietro Sewer, che viene fregato adesso da Paturel. Scusi, Sewer. Che sfruttando la nostra traiettoria si è rinfilato. Ci siamo stesi. Ci siamo presi con Paturel, anche perché qui siamo andati un po' troppo garibaldini. E dai, è curva la sta la moto, mortacci tua. Caluto di nuovo Jonas, ragazzi. Pietra murata, Jonas non piace, mi sa, eh. Mamma mia, è caduto anche Gettman. Ferrandis, probabilmente stanno cadendo uno sull'altro, o forse c'è stato qualche contatto. Dai. Teniamo le giuste ruote. Sto usando molto il freno posteriore in questa gara. Vediamo. Forse però con questa traiettoria atterriamo un po' meglio. Mamma mia, abbiamo fatto 60 all'ora con la curva. Bello. L'ho impennata in discesa per farle toccare la ruota posteriore per terra. Poi lei ha fatto il resto. Comunque la TM, gran moto, eh. Una volta che ti ci abitui allo stile di guida da adottare, è veramente una gran moto. Abbiamo di nuovo un tornante di vantaggio, come in gara 1. Ora non va bene, ecco. Si è rimessa sulla retta via. Un po' lungo. Tienila giù, tienila giù. Bello. Mi scusi, Stewart, non era mia intenzione. Di nuovo. Palo. Stiamo facendo un po' di cazzate adesso. Mamma mia, di nuovo. Se riusciamo a fare meno del 38-1, allora quella è la traiettoria giusta. 37,5. Quella è decisamente la traiettoria giusta, la più intelligente. Ecco, adesso questa invece era la traiettoria meno intelligente. No, scusate, ma voglio fare il giro perfetto. Qui sono salito sul gradino. Continua a salire sul gradino nonostante l'abbia tenuta dentro stavolta.
Ok. Opela. Siamo atterrati di anteriore, però va bene così. Non ho visto che è caduto, mi sembra Sewer, che era partita a razzo. Oh. Iniziano ad accendersi i fumogeni qui a Pietramurata. Piccolo scrappetto. Non va bene? Ok, sì, va meglio. A 74 all'ora l'abbiamo fatta sta curva. Momento di vedere se ha pagato. Ha pagato. No, 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 non ha pagato. Ma forse è perché ho sbagliato l'ultima curva. È rimasto 37,5 il miglior tempo. Quindi di migliorarci non ci siamo riusciti. Forse è qui che abbiamo perso. Però adesso stiamo andando veramente forte. Stiamo andando fortissimo. Piccolo rischio. I rischi fanno parte del motocross, però. Ora la pista comincia a essere un po' consumata, un po' sporca la traiettoria. E di nuovo, come prima, ragazzi, qua non si scrabba. Perché mi ostina a scrabbare? Bello. Dai, qua se non lo battiamo il record siamo veramente dei pipponi. E non l'abbiamo battuto di nuovo. Va bene, dai. Restiamo così, ragazzi. Felicissimo di aver fatto 37,5 nel secondo giro, poi. Forse proprio perché la pista non era abbastanza, non era molto rovinata. Mancato il salto addirittura. Tanto stiamo andando forte che ho mancato il salto. Dai, è così. Oppela, saltiamo tagliando la curva un po', che non guasta mai. Non abbiamo neanche rallentato adesso, però ho avuto un'esitazione a centro curva. E arriviamo sul traguardo. Anche in questa seconda manche. Vediamo se cade, se è stesso di nuovo. Bene, bene.
riguadagniamo più o meno una manche di vantaggio, anzi una manche e mezzo di vantaggio. Le nostre statistiche aumentano e man mano che aumentano aumenta anche il vantaggio che abbiamo. Allora, vediamo qual è il prossimo Gran Premio. Spagna, Talavera de la Reina. Questo è un circuito che conosco, ma che non mi piace tantissimo. Va bene, ragazzi, noi ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione, ciao a tutti.